Segue la ex compagna, si apposta sotto casa sua. Scattano il codice rosso e le manette per un 47enne. Covid, il direttore di ASL 5 Cavagnaro. La maggior parte dei nuovi contagi e vaccinati non ha sintomi della malattia. La collaborazione tra sanità pubblica e centri medici accreditati alla Spezia, l'esempio virtuoso dell'hub ex Fitram. Ines Sommovigo Maioli spegne 110 candeline in compagnia del sindaco e del vescovo. Lo Spezia torna a vincere sul Prato del Picco, battendo il Torino per 1-0. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il TLS Giornale. Un uomo di 47 anni, già gravato dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna, è stato arrestato ieri sera dalla polizia. La donna infatti ha chiamato il numero unico di emergenza perché l'uomo, dopo aver citofonato a lungo, continuava a camminare sotto la sua abitazione brandendo un manubrio in ferro. Si tratta di una delle primissime applicazioni delle misure che rafforzano il cosiddetto codice rosso e che prevedono, tra le altre cose, proprio l'arresto in flagranza per violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento. Questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto per il 47enne anche l'obbligo di firma e l'obbligo di dimora con prescrizione di rimanere presso la propria abitazione nella fascia serale e notturna. La scorsa notte 5 persone si sono introdotte in una imbarcazione ormeggiata in un porticciolo spezzino e l'addetto alla vigilanza ha subito allertato la polizia. Mentre gli agenti raccoglievano la sua testimonianza, hanno notato un uomo e due donne che si aggiravano nella zona con fare sospetto e che sono stati subito riconosciuti dalla guardia. I tre giovani, in evidente stato di ebbrezza, sono stati denunciati per violazione di domicilio e l'uomo è anche risultato irregolare sul territorio nazionale. Sono ancora in corso le indagini per risalire all'identità degli altri due membri del gruppetto. Un uomo di 63 anni, sofferente di Alzheimer, allontanandosi da Pisa lo scorso giovedì pomeriggio, è stato ritrovato alla Spezia. L'uomo si è presentato in stato confusionale e privo di documenti presso un centro medico spezzino. I responsabili hanno subito allertato la questura, che è riuscita a identificarlo. Il 63enne, che era comunque in buone condizioni di salute, è stato quindi raggiunto alla Spezia dai familiari. Un 39enne è stato colto in flagrante dagli agenti della polizia locale mentre ieri pomeriggio nascondeva della droga sotto una panchina dei giardini pubblici e anche mentre cedeva alcune dosi. L'uomo è stato denunciato per spaccio e sono stati sequestrati circa 15 grammi di hashish e cocaina e 350 euro. E passiamo al bollettino del Covid-19. Sono 130 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono 9.289 tamponi antigenici rapidi. Alla Spezia i nuovi casi sono 9. Scendono di una unità i ricoverati per Covid al Sant'Andrea della Spezia, che sono attualmente 11, due dei quali in terapia intensiva. Nel complesso in Liguria i ricoverati sono 91, dato stabile rispetto a ieri, di cui 9 in terapia intensiva, ovvero 2 in meno di ieri. Fortunatamente non si registrano decessi di persone positive al coronavirus. In Liguria gli attualmente positivi sono 2.596, di cui 465 nello Spezzino. In sorveglianza attiva ci sono complessivamente 1.941 persone, delle quali 356 in ASL 5. Prosegue la campagna vaccinale. Le dosi somministrate sono il 91% di quelle consegnate. 1.082.714 i liguri che hanno ricevuto 2 dosi di vaccino. Terza dose, invece, già somministrata a 49.971 persone. Sanità, un bene per tutti, è il tema del convegno che si è tenuto questa mattina in Confartigianato, nel corso del quale si è discusso del legame tra sanità pubblica e centri medici accreditati.
Vediamo il servizio di Chiara Alfonsetti, le immagini sono di Daniele Rabuazzo. La collaborazione tra ASL 5 e i centri medici accreditati, un'esperienza che dura da tempo ma che con l'avvento della pandemia si è rafforzata, aprendo anche nuove prospettive. Se ne è parlato questa mattina in Confartigianato nell'ambito del convegno Salute un bene per tutti. In questi 7 mesi come si è rafforzato il rapporto tra ASL 5 e i centri medici accreditati? Ma innanzitutto si è rafforzato con il supporto alle vaccinazioni e direi che questo è stata un po' la novità. Fondamentalmente presso l'hub della FITRAM di La Spezia. Poi in questo frangente, dall'introduzione del Green Pass, una cosa molto recente, c'è anche una collaborazione sui tamponi che sono necessari per le persone che purtroppo non si sono vaccinate e quindi c'è una continuità assicurata dai privati accreditati presso la FITRAM ormai da una settimana, compresa la domenica. Il ruolo dei centri medici naturalmente accreditati è cambiato nell'ultimo anno perché la pandemia ha messo a dura prova tutte le prestazioni che venivano svolte all'interno dei plessi ospedalieri. Quindi le strutture poliambulatoriali si sono rese più disponibili per erogare le prestazioni che necessitavano alla popolazione spezzina. Inoltre abbiamo anche partecipato, grazie alla volontà del Presidente Toti e del Dottor Cavagnaro, alla gestione del centro vaccinale, dell'hub vaccinale FITRAM, dove da 6 mesi gestiamo insieme la vaccinazione della popolazione spezzina. Io credo che questa pandemia ci abbia insegnato come ci sia bisogno di integrazione pubblico e privato. Chi ancora oggi contrappone il privato convenzionato al pubblico, credo che rischia di fare un dibattito anacronistico. Credo che ci sia bisogno della collaborazione da parte di tutti, perché solamente attraverso un percorso condiviso possiamo arrivare a dare servizi migliori ai cittadini. Io credo che l'interesse del cittadino sia quello di avere una sanità efficiente, servizi di qualità, poi in alcuni casi è il pubblico direttamente in grado di fornirli, in altri casi è il privato convenzionato, ma credo che, ripeto, ciò che interessa è l'obiettivo. È chiaro che soprattutto nel periodo pandemico, ma stiamo vedendo ora quanto sia importante per il recupero delle liste di attesa, perché è inutile girarci attorno, è questo il vero problema, cioè il recupero di tutto quello che è rimasto indietro nel periodo pandemico dall'emergenza. Tutto ciò che è il no Covid, lo dico da tempo, bisogna recuperare le liste di attesa ed è quello che si sta facendo. Il piano appunto Restart punta proprio sul recupero di tutte le visite specialistiche che sono rimaste indietro sulle grandi macchine, TAC e risonanze, perché oggi il paziente arriva al medico di base spesso il cronico scompensato, quindi su questo bisogna ragionare e è fondamentale la collaborazione pubblico-privato. La maggior parte dei nuovi contagiati già vaccinati non presenta sintomi del Covid-19. Intanto prosegue la campagna vaccinale per gli over 80 e si è arrivati all'immunità di gregge. Sentiamo l'intervista di Chiara Alfonsetti e Daniele Rabuazzo. Come si sta evolvendo la situazione dell'epidemia da Covid nel territorio spezzino? Allora, per quanto riguarda le vaccinazioni, i risultati sono buoni, direi molto buoni. Siamo all'80%. Chi tiene ancora un po' bassa questa percentuale sono i 12-17 anni, che siamo al 61%, mentre per esempio gli over 80 siamo oltre l'87%, quindi diciamo per questa fascia un'immunità di gregge. Ecco. Quindi si invitano appunto i giovani a vaccinarsi, chi non l'ha ancora fatto e naturalmente tutti. Ecco. È certo ormai, credo che è stato detto da tutti, che la vaccinazione non ti protegge totalmente dal contagio, ma sicuramente o uno non ha assolutamente sintomi. Infatti il valore dell'utilizzo del Green Pass, che ha fatto scoprire delle persone positive che stavano benissimo e non avevano nulla, quindi
e poi soprattutto è importante iniziare a fare la terza dose. Siamo oltre 6.000 cittadini che hanno già fatto la terza dose, quindi per adesso siamo su over 60 e soggetti immunodepressi o trapiantati, abbiamo già fatto tutti i trapiantati, questi con chiamata attiva, e poi naturalmente si stanno vaccinando gli operatori sanitari. Diciamo che, se possiamo dire, buona novità di questi giorni che stiamo organizzando con le farmacie che hanno già vaccinato per il Covid, soprattutto nei piccoli comuni, la vaccinazione delle persone più anziane, in modo da evitare che possano muoversi e fare tanti chilometri per venire agli hub di Sarzana e di La Spezia. I dati spezzini si confermano anche nel quadro nazionale. Sempre a margine del convegno di Confartigianato ha fatto il punto il sottosegretario alla salute Andrea Costa. Il servizio sempre di Chiara Alfonsetti e Daniele Rabuazzo. In questi giorni si è parlato anche dell'ipotesi dell'estensione del Green Pass. Come si sta evolvendo la situazione, insomma, che cosa bisogna aspettarsi da qua alla fine dell'anno? Beh, innanzitutto diciamo che nel nostro paese le condizioni sono migliori rispetto ad altri paesi che prima di noi hanno allentato sulle misure restrittive. Noi ovviamente siamo di fronte al quadro con un innalzamento dei contagi, ma non c'è un aumento proporzionale per quanto riguarda i ricoveri e le terapie intensive. Noi abbiamo scelto come paese, come governo, di avviare un percorso graduale, fatto di piccoli passi, nella consapevolezza che c'era bisogno che il nostro paese uscisse da questa pandemia con dei passi tutti nella solita direzione, senza dover tornare indietro. Dobbiamo affrontare le prossime settimane ancora con prudenza, con senso di responsabilità. Dobbiamo fare un appello ai cittadini per i quali è già prevista la terza dose, di procedere con le prenotazioni, dopodiché valuteremo quelle che saranno le indicazioni delle evidenze scientifiche per arrivare anche a un'estensione della platea di coloro che dovranno ricevere la terza dose, ma dobbiamo ancora fare quotidianamente un'opera di convincimento nei confronti di quei cittadini che non si sono ancora vaccinati. In Est Europa si sta già parlando di quarta ondata. Qual è l'analisi al momento su questa cosa qua in Italia? Ma noi, ripeto, dobbiamo valutare attentamente i dati settimana per settimana. Se oggi siamo in un quadro positivo, io credo che il grande grazie dobbiamo dirlo a quegli ormai 45 milioni di concittadini che si sono vaccinati. In questi giorni si è anche tenuto, insomma, un primo incontro per capire un po' quelle che saranno le evoluzioni sul felettino. Che cosa dobbiamo aspettarci? Il Ministero delle Finanze ha chiesto tutta una serie di integrazioni che sono state peraltro fornite dalla Regione Liguria. Mercoledì incontrò di nuovo i funzionari del Ministero della Salute e del Ministero delle Finanze, e quindi confido che nei prossimi giorni si arriverà alla conclusione, quindi con l'espressione del parere. Io mi auguro che possa arrivare una risposta positiva. E quella di ieri doveva essere la giornata decisiva per le sorti del nuovo ospedale del Felettino, ma così non è stato. Ce ne parla Riccardo Sottanis nella consueta nota settimanale. Quella di ieri, 4 novembre, doveva essere la giornata decisiva per le sorti del nuovo ospedale del Felettino. A Roma, infatti, si è riunito il Comitato Istituzionale di Gestione e Attuazione dell'accordo, chiamato a valutare la congruità dell'operazione finanziaria di questa opera. Il Comitato, presieduto dal Sottosegretario alla Salute, lo spezzino Andrea Costa, ha preso tempo, rinviando a nuova data il suo pronunciamento. Lo slittamento alimenta ora i dubbi su un'opera che prevede l'intervento dei privati. I costi del nuovo Felettino hanno raggiunto cifre enormi. Si è passati dai 175 milioni del primo appalto, quello iniziato dalla società Pessina e poi revocato dalla Regione, ai 260 milioni dell'attuale progetto presentato appunto dalla Giunta Toti. 86 milioni in più che la stessa Regione motiva in parte con i costi delle attrezzature non previste nel precedente appalto. In questo modo però l'ASL Spezzina
dovrebbe accolarsi un canone annuale enorme a favore dei privati che realizzeranno il nuovo ospedale. E proprio questo canone milionario alimenta i dubbi di chi non condivide il progetto regionale. Costringere l'ASL a sobbarcarsi un debito simile significa sottrarre risorse, dicono i contestatori, alla gestione corrente e quindi meno soldi per garantire i servizi ai cittadini. Il rinvio della decisione da parte del Comitato rischia dunque di allungare i tempi che tutti, destra, sinistra e centro, dicono di volere al più presto, ma che nei fatti la città attende da quasi 30 anni. Evidentemente la soluzione finanziaria prevista non ha convinto i tecnici, anche se la Genova si continua a insistere che sono state fornite tutte le spiegazioni richieste. Le prossime settimane saranno dunque decisive per le sorti del nuovo ospedale. La Rete per la rinascita delle aree Enel di Valle Grande ha scritto al ministro Cingolani per chiedere di archiviare la procedura di VIA concernente la richiesta di Enel di costruire una nuova unità a turbogas da 800 MW. Le associazioni ambientaliste supportano la propria richiesta sottolineando che ad oggi l'apporto fornito dalla centrale della Spezia non è necessario nel quadro nazionale di produzione di energia e ribadendo la contrarietà al turbogas emersa a tutti i livelli istituzionali locali. Una contrarietà che, sottolineano, è dovuta in primo luogo alle ripercussioni sulla salute che i cittadini spezzini hanno dovuto subire per tutti gli anni di permanenza della centrale e che non vogliono più sopportare. La Rete chiede inoltre al Ministro di proporre con urgenza per quest'area scenari alternativi che tengano conto della sostenibilità ambientale e dell'occupazione. Giornata spezzina per il ministro del lavoro Andrea Orlando, che questo pomeriggio è stato intervistato al CAMEC dal giornalista Tommaso Labate. Il servizio di Jacopo Cidale. Pandemia, Green Pass sui luoghi di lavoro, polo formativo all'interno dell'arsenale e anche elezioni amministrative. Sono alcuni dei temi affrontati questo pomeriggio al CAMEC dal ministro del lavoro Andrea Orlando durante un'intervista con il giornalista Tommaso Labate. Si è parlato della recente proposta lanciata proprio dal ministro Orlando che prevede la realizzazione di un polo formativo da realizzare all'interno dell'arsenale militare, un progetto apprezzato sia da istituzioni che da parti sociali. Io penso che ci siano tutte le condizioni, io ho parlato con il Ministro della Difesa che ha dato disponibilità a valutare, naturalmente è giusto che sia coinvolta direttamente la Marina nelle forme proprie, ci sono le risorse che vengono dal PNRR, se Regione e Comune sono convinte di questa strada, io credo che è una strada che si può assolutamente percorrere, personalmente lo credo perché credo che noi dobbiamo, l'arsenale è stata, diciamo così, il riferimento della nascita di un polo della difesa nel secolo scorso. Oggi può essere, mantenendo una parte delle sue funzioni, il punto di riferimento di un polo della formazione, sapendo che ormai qualunque tipo di lavoro saremo chiamati a fare avrà una componente formativa importantissima perché sarà sempre più intrecciato studio, aggiornamento e lavoro e quindi dobbiamo pensare a dove farlo e con quali strumenti. Credo che lì ci siano tutti gli elementi per dare una risposta non lasciandoci sfuggire le risorse che con il PNRR possono essere utilizzate. Altro tema discusso, quello delle elezioni amministrative alla Spezia, dove il PD è ancora alla ricerca di un candidato che unisca i vari partiti del centro-sinistra. Io penso che entro la fine dell'anno sia giusto incominciare a stringere, dopodiché credo che stia alle forze politiche locali. Ecco, io non posso dare una mano a favorire un processo, ma mi sembra che ci siano già troppi che dettano condizioni, mettono paletti e credo che sarebbe più il momento invece di cooperare tutti per arrivare alla massima unità del centro-sinistra, perché questa volta ci sono tutte le condizioni per riconquistare la città dopo il risultato di Savona.
110 candeline non si spengono davvero tutti i giorni. Bisogna aver affrontato e superato due conflitti mondiali e un'altra guerra che stiamo combattendo tutti insieme contro il flagello del Covid, che proprio tante vittime ha mietuto tra uomini e donne della terza età. Questa mattina alla Casa San Vincenzo a fare gli auguri a Ines Sommovigo Maioli c'erano tutti i suoi cari, ma anche il vescovo e il sindaco della Spezia, il servizio di Sergio Diofili. Ci parli un po' della sua vita, basta non parlare di guerra perché sono cose troppo tristi. Eh sì, perché Ines Sommovigo Maioli, la supernonna nata alla Spezia il 6 novembre di 110 anni fa, è rimasta una tra le poche che di guerre ne ha viste addirittura due, anche se non ha mai amato parlarne. Questa è mia nonna, questa è la moglie del primo dei figli, e questa è mia mamma, e io sono in braccio, ci sono io, e questo è mio fratello Mario. Cresciuta in città, ha lavorato prima nella fabbrica di munizioni, poi l'incontro con Lorenzo Maioli, uno dei figli di Angelo, l'inventore del Palio del Golfo, marito e compagno della sua vita. Mio padre c'è stato un periodo che ha messo sui vivai anche a Trieste. E a Trieste divenne famosa proprio per come cucinava uno dei piatti più amati dagli spezzini. E voilà, faceva tanti muscoli ripieni, perché mio padre li portava sempre a casa tanti amici e persone che conosceva per farli assaggiare la cucina spezzina, perché la cucina di mia mamma era molto apprezzata. Nonna Ines è ospite ormai da anni della Casa San Vincenzo al Canaletto, amorevolmente accudita da tutti gli operatori. Oggi, con tutte le precauzioni del caso, sono venuti in tanti a farle gli auguri. I figli, i nipoti, i pronipoti, il sindaco Peracchini e il vescovo Palletti, per festeggiare tutti assieme il raggiungimento di un traguardo davvero non indifferente. Dovuta ovviamente allo stato della persona, giustamente come cristiani dalla provvidenza di Dio, e perché no, anche dal come viene custodita anche in questo ambiente, perché anche questo è molto importante, e sono tutti fattori che ci fanno capire quanto sia importante proprio la custodia della vita umana dal suo sorgere fino a quella che è la pienezza, come in questo caso qua possiamo constatare in questa nostra sorella. In realtà una terza guerra Ines la sta vincendo insieme a noi, quella contro un virus che proprio con gli anziani è stato particolarmente cruento. Ringraziamo la signora Ines per trasmetterci quotidianamente tanta gioia e tanta speranza. Questa speranza che serve a tutti in questo momento per superare questo periodo complicato, serve soprattutto a noi per affrontare il nostro lavoro con passione, con amore e con entusiasmo. E veniamo, come di consueto, all'appuntamento con la pagina dedicata alla diocesi della Spezia Sarzana Brugnato, che sarà domani nel quotidiano cattolico Avvenire. Il servizio è a cura di Elena Voltolini, vediamo. Alle radici della nostra umanità, in apertura della pagina spezzina di Avvenire trovate alcuni passi dell'omelia del nostro vescovo Luigi Ernesto Palletti, pronunciate nel corso delle celebrazioni per la commemorazione dei defunti. Il box centrale a Polverara a conferire le cresime sarà il vescovo di Bubanza, in quanto il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti sarà invece domani a Tortona insieme agli altri vescovi della Liguria per prendere parte alla celebrazione di insediamento del nuovo vescovo locale. A centropagina il Museo Diocesano di Sarzana racconta la Madonna del Latte, appuntamento venerdì prossimo alle 17. E a fianco il cinema e la missione. Il mese missionario prosegue a novembre al Don Bosco con tre film dedicati al tema dei migranti e all'Africa. Un appuntamento poi per le confraternite. Le confraternite della diocesi si riuniranno infatti sabato prossimo per una celebrazione di suffragio ai confratelli defunti. Quest'anno il luogo dell'incontro sarà la chiesa parrocchiale di Riomaggiore. E l'articolo di spalla è invece dedicato a Papa Eutichiano, prodotti dei campi portati all'altare. Fu infatti il pontefice di origini lunensi
che fu papa dal 276 al 283 ad introdurre questa tradizione, ovvero la domenica che precede la festa di San Martino viene celebrata in tutta Italia la giornata del ringraziamento della gente dei campi e all'altare vengono portati appunto i prodotti della terra in segno di ringraziamento. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico Avvenire. Confcommercio apre le iscrizioni al corso di aggiornamento antincendio basso rischio. Avrà luogo martedì 23 novembre con una durata di 2 ore dalle 15 alle 17. Gli interessati possono contattare la responsabile Laura Ghini inviando una mail a ghini@confcommerciolaspezia.it oppure telefonando al numero 0187 5985133. E passiamo allo sport, cominciamo con lo Spezia che la spunta con il Toro e torna a vincere sul terreno del Picco. Sentiamo Enrico Lazzeri. Una delle mie domande, diciamo a Motta, oltre che la partita sia stata meritata, ma lui è ovviamente è stato d'accordo su questo, la compattezza della squadra ha fatto il resto, una partita meritata come vittoria, è stata proprio la domanda su l'impegno che hanno messo i nuovi ingressi e quindi sia Salcedo che Manai, perché anche Manai ha avuto secondo me il coraggio anche di prendersi tanti falli, di essere utile là davanti, ed è importante il suo ingresso secondo me oggi. E poi l'altra domanda è l'importanza incredibile che Nzola sta sempre di più avendo in questa squadra. È chiaro che a Firenze era una partita che si è messa diciamo in una certa maniera, lo Spezia non è riuscita a sovvertire quella maniera lì anche con Zola che si impegnava davanti, ma oggi al confronto con Bremer che è uno dei difensori centrali più che in questo momento ha i voti più alti in Serie A, che quindi finora ha fatto meglio, gli è andato via 2 o 3 volte, è riuscito a tenere sempre il pallone, è stato anticipato difficilmente da difensori centrali anche di fisico come dicevi tu, quindi il ritrovare piano piano questo giocatore per me è fondamentale, ma anche la risposta di Motta è stata questa, cioè Mbala per noi è fondamentale, quando ora ha cominciato a essere importantissimo sempre di più per la squadra e anche lui ha detto prima o poi comincerà a essere importante anche per i gol, perché un giocatore che poi fa questo tipo di prestazioni poi quando si sblocca magari fa 3-4 gol uno dietro l'altro, oggi il portiere è stato bravo, gli ha levato la soddisfazione del gol, ma è stato fondamentale il suo apporto, come fondamentale è l'apporto secondo me di chi entra, perché chi entra quando tu hai varietà là davanti, oggi ha fatto entrare Manai e Salcedo, ma poteva far entrare Antist e Strelez o qualcun altro. Poi oggi la posizione di Verde, secondo me, che poteva svariare per tutto il fronte d'attacco senza particolari motivi per restare in un punto preciso, ha messo in difficoltà il Torino. E vediamo insieme i risultati e la classifica di Serie A. Empoli-Genoa 2-2, Spezia-Torino 1-0, Juventus-Fiorentina 1-0. Cagliari-Atalanta sarà giocata questa sera alle 20.45, Venezia-Roma domenica alle 12.30, Sampdoria-Bologna domani alle ore 15, come anche Udinese-Sassuolo. Lazio-Salernitana e Napoli-Elas-Verona saranno giocate domani alle ore 18 e Milan-Inter domani alle 20.45. Con questi risultati, per il momento la classifica vede in testa il Napoli e il Milan con 31 punti, Inter 24, Roma-Atalanta 19 punti, Lazio, Fiorentina, Juventus a 18 punti, Empoli 16 punti, Verona 15, come anche Bologna a 15 punti, Sassuolo, Torino a 14 punti, Udinese, Spezia 11 punti, Sampdoria, Venezia e Genoa a 9 punti, Salernitana 7 punti, Cagliari 6 punti.
E passiamo al basket, all'altra sfida di vertice per la cestistica spezzina che domani alle ore 18 affronterà in trasferta Umbertide cercando la quarta vittoria consecutiva. Le due formazioni sono nella classifica di campionato di Serie A2 appaiate al secondo posto. Va a caccia del poker di vittoria nel campionato di Serie C Gold toscano anche lo Spezia Tarros che domani al Palasprint affronterà la Virtus Siena. Palla a 2 alle ore 18. Pallavolo, da sola in testa alla classifica del suo girone in Serie B2 nazionale, la Matek Spezia, attesa però domani da una trasferta molto impegnativa. Ce ne parla Andrea Catalani. Fra la Matek Group Spezia, capolista nel girone I della Serie B2 femminile nazionale di pallavolo e la fuga, c'è quell'Ambra Cavallini che domenica 7 novembre riceve a Pontedera la capoclassifica dopo aver fatto perdere la testa della graduatoria già all'Azzurra San Casciano, vincendola a domicilio al tie break. Impegno gravoso dunque per le bianconere spezzine di coach Marco Damiani, che non possono permettersi di dormire sull'alloro di quel 3-0 rifilato al Palamariotti alla Nottolini Lucca, che pur è valso loro il comando solitario appunto della classifica in tale raggruppamento. Qui qualche immagine di tale incontro. Beatrice, dunque, raccontiamo questa vittoria, non può farlo meglio forse che un ex Nottolini, tu che dici? Allora, sicuramente è stata una grande emozione, perché comunque giocare con l'ex società fa sempre un certo che. Abbiamo fatto 3 punti importantissimi, quindi sicuramente fondamentali per la classifica, che adesso ci vede prime a più 2, quindi prime da sole in cima. Ovviamente sono solamente 3 partite, però già siamo molto felici. Adesso testa la partita di domenica con un'avversaria di tutto rispetto che è Ambra Cavallini Pontedera, dove per di più conosco anche tante ragazze e mi fa anche molto piacere tornare a giocarci contro, quindi anche rivederle. Un'Ambra Pontedera decisamente con delle forti individualità che si è imposta per 3-2 con una buonissima Azzurra Casciano, quindi ci vorrà grande testa, grande impegno e grande forza di squadra e di volontà. Incrociamo le dita e andiamo a testa alta con tutto l'impegno che possiamo mettere. E questa era la nostra ultima notizia. Io vi lascio le previsioni meteo a cura di Limet, il centro meteo per la Liguria. Vi ringrazio della cortese attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata e per domani una santa domenica. Arrivederci. Un saluto da Simone Frattini di Limet. La risalita della depressione presente sul Mediterraneo determinerà un graduale aumento della nuvolosità, con anche qualche piovasco associato. Sempre presente una sostenuta ventilazione dai quadranti settentrionali. Ma veniamo ai dettagli per quanto riguarda la giornata di domani, domenica 7 novembre, in Liguria. Al mattino stratificazioni medio-alte in graduale aumento, specie sul centro Levante, nubi sparse alternate a schiarite a ponente. Nel pomeriggio rapido aumento della copertura nuvolosa sull'intera regione, con dei piovaschi che inizieranno ad interessare gli estremi della regione. Graduale coinvolgimento anche del settore centrale entro sera. I venti saranno da molto forti a forti da nord tra Genova e Capomele, moderati o tesi sempre dai quadranti settentrionali altrove. Il mare si presenterà stirato sotto costa, molto mosso al largo. Ed infine le temperature, che saranno pressoché stazionarie. Lungo la costa i valori minimi oscilleranno tra 9 e 15 gradi, mentre nell'interno tra meno 2 e più 9 gradi. Le temperature massime saranno comprese tra 15 e 20 gradi sulla costa e tra 9 e 15 gradi nelle zone interne. Per questa edizione è tutto, maggiori info sul nostro portale centrometeoligure.com ed inoltre vi ricordo di scaricare e consultare la nostra app gratuita Limet.